Ha deciso allora di confluire nel gruppo Moderati per Arezzo? Sì, era una scelta che comunque per me è dolorosa, per il semplice motivo che sono stato anche rappresentante di Forza Italia qui ad Arezzo, poi nel PDL ho avuto comunque ruoli anche di partito. Oggi però il PDL non esiste più. Con Roberto abbiamo condiviso tante battaglie, mi sembrava anche giusto portare avanti un certo tipo di politica diversa e per il territorio molto più propositiva di quella che abbiamo fatto fino ad adesso. Ecco, come vi ponete nei confronti però della maggioranza? Noi rimaniamo all'opposizione, faremo delle battaglie ma faremo anche delle proposte. Vediamo poi dopo la maggioranza come si pone nei nostri confronti. Oggi credo che abbiano un problema anche di numeri, ma è un problema del PD che si deve risolvere da solo e non credo che basti Luigi Scatizzi di turno per risolverlo. Vediamo quello che la maggioranza ha in atto per vedere di cambiare questa città che negli ultimi mesi è veramente fermissima. E se il suo, a questo punto, ex capogruppo la dovesse accusare di essere una stampella di Fanfani? Non è assolutamente vero, perché io quando ho ottenuto il numero legale quelle due volte che è successo è stato su argomenti che io anche in commissione avevo votato a favore, vedi le antenne piuttosto che il regolamento delle sagre e delle fiere. E io ringrazio il mio ex capogruppo perché io con il PDL sono stato benissimo, ringrazio tutti i membri del gruppo, e però ognuno nella vita è libero anche di fare le proprie scelte. Ecco, c'è un argomento, un filone, un intervento, diciamo, che l'ha proprio portata a prendere questa decisione definitiva? Cioè magari una posizione anche del gruppo del PDL? Non è una cosa contro il gruppo. Secondo me PDL oggi come PDL non esiste, non ci sono vertici, non c'è nessuno. Già c'erano poco come presenza, secondo me, parlamentari di zona. Quindi conseguentemente ho cominciato a fare delle battaglie con Roberto Ruzzi quando lui ancora era nella Lega e io ero ancora nel PDL, e abbiamo fatto delle battaglie insieme, atti di indirizzo, interrogazione a doppia firma, e è logico che nel tempo era anche scontato che prima o poi potessimo fare anche un gruppo insieme. Allora, si allargherà questo gruppo Moderati per Arezzo? Io spero che non sia l'ultimo, e abbiamo fatto, diciamo, una bella promozione, spero che arrivi almeno un paio di figure. Per noi sarebbe molto importante, perché la sicurezza stradale, il degrado delle periferie, questo per noi è molto importante. Quindi non smetteremo di fare le interrogazioni, ma saremo più propositivi nei confronti della città, con atti di indirizzo, corredate del progetto. Adesso ne abbiamo tre in canna sugli handicappati, sulle biciclette, sulle motociclette e sulla toponomastica, e poi proseguiremo con tutta una serie di iniziative per la viabilità, perché Arezzo sta rimanendo indietro rispetto a tutte le altre città delle province toscane.